Eccoci, eccoci. Spoiler, non c'era la caramella, ho preso un po' di miele. Non avevo più Venagon. Perfetto, e si va con Pokémon. Partiamo, ho perso tutto. Arrivo. Oggi, in realtà non so cosa sia il mio obiettivo oggi, ora che ci penso, però va bene. Oggi è una live molto buffa, ve lo dico, eh. Questa è una live molto strana, anche perché purtroppo io mi ero dimenticato che ci fosse il TGA. E quindi ho fatto tutto di fretta. Però va bene, anche quello è bello. Grazie Wailord di avermelo ricordato comunque. Grazie Wailord. E si parte. Abbiamo fatto l'ultima palestra la scorsa volta. Quindi potremo andare alla Lega a prendere i leggendari. In realtà non ho idea di cosa dire. Cioè, ho cascata e ho un posto oltre all'ultima città Pokémon in anticipo, hai visto? Non solo in orario, ma pure in anticipo. In cui doverla usare. Ed era il percorso 119. Bestia, quale sarà? La scorza vorza. Allora. Allora. Silenzio. 120, 100, 119. A Forestopoli, perfetto. E allora, un bel volo. Sono curato? No, ma mi curo lì. Tonitonia, oggetto. Cura totale. Grazie, Tonitonia. Molto gentile. Jonathan, volo. Forestopoli. In realtà, ripeto, a parte andare alla nuova città, non so cosa minchia fare. Però va bene. Mi curo al centro. Prendi tutto, prendi. Ho fatto l'ultima volta la palestra al first try, tra l'altro, incredibile. 10 livelli. 10 livelli sotto il target, l'abbiamo comunque fatta. In una delle battaglie più buffe che abbia mai fatto. Però ce l'abbiamo fatta. Si va a prendere Rayquaza e. Credo. Domanda. No, dice il ninja. Però niente ninja adesso. Non ho avuto il tempo di finire la scorsa live con CTGA. Niente. Ti ho spoilerato il risultato allora. Oggi lega finale. Dipende quanto è lunga. A parte che c'è il post game. Quindi non so. Non, finale ma non finale. Piove. Guarda come piove. Guarda come viene giù. Senti. Un po' di Espe non ha disdegno. Non è efficace. Lotta contro l'erba non è efficace. Questo non lo sapevo proprio. Non credo neanche di averci mai provato. Però ha fatto comunque. No, ti prego. Vabbè. Addio. Due colpi bastavano. Ha lotto contro veleno. Ah, perché Oddish è veleno. Anche Oddish è veleno erba. Pensavo che Oddish nella prima forma non lo fosse. Vabbè. E niente. Mistakes were made. Dove cazzo si scende? Oggi la Lega non ci si arriva mai. E allora non so, ripeto, non so quanto sia lungo il gioco. Noi andiamo avanti. Piove, grazie. Però non ho. E niente, non conviene. Senti, per 100 di esp posso farne a meno. Come cazzo arrivo all'acqua? Da qui sotto ancora. Dalla bi. No, mi serve la bici da cross. No, dai. Dai. E poi. E non so. Tra i primi. Dei Pokémon di erba di primo genere sono veleno. Ah, ok. Vabbè, non posso. Però tanto comunque. Ah no, di qua, perfetto, era più semplice del previsto. Usiamo Surf. Non ho dato a cascata a nessuno, però mi sa. Cascata è un MN, è la MN8 tipo, se non sbaglio. Dai. Sette, quasi.
Potenza 80 non è incredibile, dico la verità. È capace Pippo e Crocchetta. Darei a Crocchetta a questo punto. Cioè, non, onestamente. Ha già Surf, è vero, ma ti posso dire pistola acqua. Cioè, sono meglio che pistola acqua. Mi stava spostando Padre Ignazio, però non saliva. Sì. Così ho anche Surf e cascata in un solo Pokémon se servì. E non posso salirci. Ragazzi, come ci arrivo a... Come arrivo a... Di sopra? No, la cascata non può essere solamente estetica, dai. Ragazzi, non mi sto spostando, eh. Non è... Non si fa così. Non mi posso girare qua. Non è la motocross che mi serve, allora. Sposto verso su. Te lo sto facendo, non va. Lo premo, fa così, ma non va. Non salgo. Lo sto premendo, giuro. E vabbè. E allora niente. L'ho segnata, quindi c'è un motivo se l'ho segnata. Vuol dire che ci sono arrivato, però non so come. Non devi saltellare. Ok. Ah. Che comandi di merda sta cosa. Grazie. Sì, ma è una stronzata. A parte che non è servito a niente. Vabbè, questo è un altro discorso. Il fatto che non servisse è un'altra cosa. Usiamo il repellente, va, che non ho voglia di farmi tutta l'erba. Io qua l'ho segnata, quindi sicuramente il motivo c'era. Cioè, ci sono arrivato in qualche modo. Scusa, dove sono i miei repellenti? Eccoli qua. Quella magari no. Però quella sopra, secondo me, sì. Dai. Sembra davvero strano che non ci sia il modo. Poi magari no, è una micchiata, ma... Se ci sono pure dei sassi, perché mettere dei sassi lì se non... Se non sassano? No, vedi, lì si può scendere. C'è il modo di scendere. Devo solo capire come. Era di fianco a me, perfetto. A posto così. Sì, uso la cascata. Che bello che è questo Pokémon qua. Buono, qui c'è la bici da cross. Due baccamelon, certo. Vediamo, bici. Scusatemi. La gola mi sta abbandonando. Chiedo scusa. Ragazzi, non ce la faccio. Scusa. Scusate davvero, non lo sto facendo apposta. Aiuto. Simone, buonasera, ben arrivato. Io sto morendo nel frattempo, però ben arrivato. Il meno non è bastato a quanto pare. Se questo ci spunge e potesse spostare, sarebbe possibile entrare. Eh? Serve forza? Ho visto un nuovo video di Karim? Assolutamente sì. Ed è meraviglioso come l'altro. Resti in peperoni o no? Dai, che comandi delle balle! Voglio piangere. Ah, la base con forza segreta. Ma ste basi delle balle, ma perché mai? Io sta cosa non le capisco. Caramella rara. Ho fatto solo questo per la caramella rara e basta. A quanto pare sì.
Cioè, magari c'è un'altra cosa sopra, aspetta. No. E no. Cioè, praticamente l'acqua va avanti, ma non ci posso andare, quindi buono. Va bene. Allora andiamo verso... verso qua. Scendiamo da Verde a Zupoli, andiamo a Idropoli, così prendiamo almeno il teleport e poi si vede cosa fare dopo. E poi si vede. Non hai visto le cascate in giro altre per ragione, neanche in qualche grotta? Questa mi sa che è l'unica che ho segnato. Se le ho viste non lo so. Io altre cascate non mi ricordo di averle viste. No. Non ne ho segnate, cioè, viste ma non segnate, quindi non te lo so dire. Magari ce ne sono delle altre. Ah no, c'era la grotta... c'era una grotta che abbiamo trovato qualche live fa. Ma se non sbaglio era proprio quella di Ridopoli. Forse era quella di Ridopoli, aspetta. Ve lo dico quando ci arrivo. Se il tuo mi blocco note o no. Lucky Lester? Ho letto bene, quello c'è scritto? Va bene comunque. No. Ah, vabbè, tranquillo. Ti ridò i punti per quello, allora, guarda. Non posso. No, tranquillo. No problem, molli. Appena finisco la live ti ridò i punti. Quando me l'hai scritto? Hai risposto a Alex, è quello? Non mi hai scritto... ah, ok. Alex, cascate meteora. Io non ho idea di che cosa sia Alex, cascate meteora, ragazzi. Se lo incontrate, non so di averlo fatto. Completamente rimosso. Quindi non ne ho idea. Forse può darsi, non lo so. Ma non ne ho assolutamente idea. Guarda la mappa e usa volo lì. E tanto andiamo a Ridopoli con calma. Ragazzi, sto facendo questo, prima facciamo questo. Poi, in caso le cascate, se ci sono. Non c'era niente qui. Comunque, ragazzi, se vi chiedo le cose è un conto, però non datemi informazioni. Questa qua teoricamente già la sapevo, però... se poi ne ho bisogno è un conto. Anche perché immagino ci sia un leggendario lì dentro, quindi... vi avrei chiesto, come si trova Rayquaza? Come si trova Groudon? Però, piano. Io neanche sapevo di stessero queste cose. Poi se potevo sconfiggere, effettivamente, vabbè. Ok, ho fatto il giro, qua deve essere quello giusto, però. No? Com'è fatto sto posto in me? Com'è fatto sto posto in me? Ci sono stato? Sì, però non le ho segnate, quindi è come se non lo sapessi. Pecorino, va bene, Simone. Piripipipiripi. 128, buono, siamo quasi arrivati. No. Sì, usiamo surf. Non è spoiler, è comunque un'indicazione che non è richiesta. Non è spoiler, ma è comunque backseating in questo caso. Non di quelli fai così, fai cos'ha, perché non sei capace, e di quelli vai qua, vai là, che è un altro tipo, ma è sempre la stessa cosa. Tanto, vi avrei chiesto lo stesso dove ci sono altri posti, però fatemelo chiedere prima. Ok, siamo quasi arrivati. Infatti, Iridopoli. Io non mi ricordavo né che esistesse né che ci fosse
qualcosa da usare. Quindi sì, tecnicamente è un'informazione che non sapevo. Poi, ripeto, non è che mi è sbagliato il finale o che Pokémon c'hanno i leggendari o che alla fine c'era rosso di... in Pokémon Cristallo. Non è questo il tipo di spoiler che è un problema, quindi non facciamo un dramma, non è il caso. Però ok, siamo già arrivati, perfetto. Allora ci facciamo un giro della città e poi andiamo alle cascate Meteora. Ah, qua c'è lo Stalker, perfetto. Ah, siamo alla Lega, va bene. Ok. Sì, però noi non l'ho chiesto. scusa. Altrimenti mi prendo la wiki. C'è un motivo se non ho preso la wiki per vedere dove sono le cascate. Perché non è bello. Che musica incredibile. Ah, questa è già la Lega? Ah, Via Vittoria, che sempre così si chiama a quanto pare. Giocano a Monopoli a quanto vedo alla Game Freak. Va bene, questa allora dopo andiamo alle casate. Ah, comunque ripeto, Riccardo, non c'è problema. Non facciamo un dramma, davvero non è il caso. Però non diciamo che non è un'indicazione o richiesta, perché è una bugia. Ok, ragazzi, qua ve lo chiedo io a questo punto. Dove minchia sono? Perché non le vedo. Dove sono? Non le trovo. Brunifoglia. Qual è Brunifoglia, mo? Ferruginopoli. Brunifoglia. Ragazzi, ma siamo sicuri che c'è sulla mappa? Perché onestamente io non la trovo sulla mappa, eh. Quindi neanche a volerlo sapere. Poi magari le vedo e mi ricordo. Dico, ah sì, mi ricordo. Però vado a Brunifoglia, ma mi fido. Con le meteorite ci sono stato di trama. Ma qua c'è il Monte Camino, siamo sicuri? Ragazzi, dove devo andare? Ragazzi, non so dove devo andare. Questa cosa l'ho completamente rimossa. Mi ricordo il Monte Camino, ma non le cascate Meteora. Guidatemi a questo punto. A sinistra, ok. Tra le 14 e le 15, va bene. Ricevuto. Ma c'è la casa di Lanette, se non sbaglio, no? E c'è anche gli incontri casuali, perfetto. Lotad l'abbiamo, dovrei portarlo alla città poi, tra l'altro, vabbè. Dall'altra parte, no, a sinistra. Ma forse l'hai letto prima? Lei mi sa che l'hai letto prima, sì. Tranquillo. Repellenti ne ho una ventina. Ci saranno dei Zubat, immagino. Fatti i cazzi tuoi, prima cosa fondamentale. Non cagare il cazzo. Poi tutti d'accordo. No, tranquillo, ho immaginato. Nota che senza di è un insulto napoletano. Davvero? Ti chiederei cosa vuol dire, ma ho paura che sia bannabile e quindi non lo farò. Con lo tu sei toccato in Meteora. Dove? Ah, è vero! È vero! E vabbè. Va bene. Ragazzi, la mia gola non ce la sta facendo comunque. Non so se faccio tre ore di poker, cioè tre ore di live, perché se continua così e non ho neanche una bena gol. Non so come fare. Senti, l'ho sciotto. L'ho sciotto. Quanta X mi dà? Per capire? Non ne vale la pena.
No, non devo andare. Ok, non uso i repellenti. Va bene. Qua c'è l'uccello l'uccello magico. Che comunque sì, e noi. Ah, non era volante a quanto pare. Ok. Va bene. Vabbè. A posto. Ed è la parte giusta? Sto andando. Credo. Spero che non debba usare forza qui dentro. Cascate meteora. Ragazzi, io sto posto l'ho completamente rimosso, ve lo dico. Proprio completamente rimosso. L'avrò fatto all'inizio, forse? Eh no, perché... E dopo questa, quindi niente, vabbè. Va bene, non è un problema. Completamente rimosso. Come arrivo lì? Zubat. Potendo Geraldo, hai un uccello magico. Hai un pisello magico, ma... Vabbè. Santo Iddio. Capisco perché mi ha detto il repellente, Alex. Sì, c'è bisogno. Allora, no, zaino. No, ho detto zaino. Repellente max. Dove si scende? Ah, di qua dovrò fare il giro, immagino. Vai, Pelipper. E non ho scelta. Usa cascata. Oggettino? Possible? Niente, perfetto. E di lì si sale e di qua si scende, immagino, poi. Questo è un dungeon molto la Final Fantasy, in realtà, come impostazione. Posso andare qua a sinistra, da qualche parte? No. Va bene. Sì, è molto Final Fantasy questo dungeon qua. Ma tanto tanto. Sono in coppia loro, magari. Hanno la faccia da coppia. E quindi noi metteremo Crocchetta e Ugo, che sono quelli che hanno bisogno di livellare. Salve. Sì. Ivo. L'altra cosa è Eva. No, niente. Ah no, sono doppi. Ivo e Iva. Guarda, quasi. Ma quanto thick? Mi scusi, signorina. Arrivama. Ma scusa. Lotta contro lotta non credo sia molto efficace, quindi farei mega subimento. Usiamo surf. Cascata è su... No, è solo su una. Usiamo surf, allora. Oh no, ho fatto il proteguo. Si è protetta, ovviamente. Sì, lo so che ti proteggi, ma... Non gli ho fatto una minchia. E allora facciamo... Mega segmento di nuovo e proviamo Scintilla a questo punto. Magari fa più danno? È vero che lui è super bulky, quindi magari ha tanta vita, però... Basta, basta protezione! Che poi, se si protegge una volta, non può farlo per entrambi gli attacchi. Che palle! Senti, mi ha rotto le palline. Perdona, il pugno rapido, almeno non si protegge. Che ti devo dire? Non so cosa farci. E nell'Acrom che sto giocando, nel Museo Navale, dopo la seconda palestra, c'è una boss fight contro Ivan. Cioè, questo è un livello 37, bestia. Ah, come psichico? Ma io pensavo fosse Pokémon lotta, ma non pensavo e non avrei tenuto... Vabbè. Va bene.
Non so se ho revitalizzanti, però va bene. Deve capire della seconda palestra alle 25. A me, comodo. Neanche paralizzato, guarda che... Vabbè, questo muore adesso. E infatti, vabbè. Ovviamente super efficace. Però lei pensavo che fosse... A meno che non sia evoluzione del raviolo. Potrebbe essere il raviolo evoluto, sapete? Non mi ricordo come si chiami. Il piccolo batuffolo di... Lotta Psico. Che però se è lotta psico, come funziona psico su lotta psico? Fa uno? Chi lo sa? Meditite? Si chiama Medicham, quindi sì, è possibile. Sì, raviolo e Meditite comunque. Sì, mi sa che è per uno lotta psico contro lotta psico, che non è male. Cioè, comunque psichico mena tanto, quindi... No, Golbat... Copierzilla che sembra un Kai... Tipo, è giustamente tipo Godzilla. Cioè, Copierzilla. Gojira. No, no, non è il caso, davvero. Non si scappa, no, come non si scappa? Ok. Salve, Simone. Soul Rock, l'abbiamo Soul Rock? Lo abbiamo Soul Rock, va bene. E lui è roccia in teoria, quindi se uso cascata lo devasto. Eh sì, non so se sia roccia fuoco o roccia e basta, però. Metti il Pokémon con il livello più alto per i rallenti. È vero, però voglio anche fare un po' di exp, quindi non so se convenga. Poi alla fine sono i tre livelli in meno, non è così alto il divario. Devo curarmi Ugo. Ne ho 4, mannaggia. Iperpozza, non ho preso oggetti. Questa cosa sarà la mia fine. Sarà la mia fine, segnerà la mia morte. Era nella palestra psico. Quindi è lotta psico. È roccia psico. Hai ragione. Hai ragione pure tu. Ma è Superman! Ma è Superman! Dovrebbe essere acqua volante. No, è Doma Draghi, sarà Drago. Acqua Drago. Volante Drago. Fortuna Drago. Non era acqua drago, te lo posso assicurare questo. E allora devo il ghiaccio. A meno che non sia ghiaccio, ma è una nuvola. Mettiamo Pippo. Non era il Pokémon di Alice, che cosa? Altaria, sì, ma non mi ricordo chi fosse Alice. C'è il piccolo problema. L'ho già visto, ma non mi ricordo chi fosse. Tipo volante. Ah, ok, quindi sarà volante drago. Quindi, in teoria, volante drago, se uso... vabbè. Se uso il ghiaccio, lo... Che male. Perché pallagelo ho fatto in un raggio aurora? Perché sono stronzo. No, sono morto. No, ok, sono vivo. Ho vinto, ma per culo, perché ho fatto una minchiata. Vabbè. Ho fatto cos'è per 4 questo volante drago. No, 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 no. È un'altra Altaria. A parte che se attacco prima lo devasto, ma non credo di farlo. Sono morto. Niente. Porca Eva. Questo perché non ho usato Raggio Aurora? Perché sono scemo, vabbè. Crocchetta con Scintilla?
Non so se Drago sia... non sia resistente o semplicemente sia neutro. Non ha fatto molto, però magari lo paralizzo. Palla gela, forse è meglio toglierla. No, non la voglio togliere perché se la usi bene fai buchi. Devi essere veloce però, devo aumentare lo speed per usarlo decentemente. Dai, vabbè. Spero che sono un Pokémon... Non ha fatto così male. Il velo che diminuisce il danno speciale, giusto? Se non mi ricordo male. Sì, è vero, mi blocca a fare quello. Quindi potrebbe essere mortale. Però fai buchi. Mi dispiace toglierla, fai buchi. Va bene. Se tolgo una mossa... io posso riprenderla dal recuperamosse, dal ricordamosse. Oppure se la cancello è persa per sempre. Sì, è vero, lì può mettermi un Pokémon resistente al ghiaccio. Quindi sì, è un po' una puttanata. No, usiamo le gassose. Che non ho più. A posto. Non sono messo molto bene, sapete? Per niente, anzi. Tutti Stalker... Sì, più che Stalker sono proprio... non hanno idea di cosa sia la... lo spazio personale. Ho fatto qualcosa di utile. Non lo so. Eh sì, Golbat. Goldrake è arrivato... No, non si scappa. Ok. Ma qua è dove ero prima? Eh no, ho fatto il giro dello stupido, ho fatto il giro di Peppe. Ho fatto il giro di Peppe... Vabbè. Ho fatto il giro di Peppe. Con una squama a cuore, ok. Quindi in caso la posso togliere. Quanto ex... Vabbè, facciamo level up intanto. Con lo... Proviamo lo stramontante che non ho ancora visto la... So che è volante, so che non è efficace, però... Non era una emozione così figa, va bene. Volevo provarle e basta. So che anche veleno non dovrebbe essere anche stare efficace erba. E appunto, quindi... No, non è il Pokémon adatto per fare Ugo. È per fare Golbat. Volante veleno, erba lotta è la cosa meno adatta. Quindi metterei Crocchetta che va a scintilla. Sì, sì, è per un quarto, infatti. Scintilla. Piano piano le sto imparando le combinazioni. Ora che ho capito anche come funziona a livello di moltiplicazioni e che non le somma, che non è qualcosa che di arbitrario, ma sono numeri moltiplicati, è molto più fattibile. Poi, roccia terra le confonderò per tutta la mia vita, probabilmente, ve lo dico. Da quello mi sa che non si scappa, però... Codacciaio, che è quello che ha violato a Sirano, no? A Skarmory, se non mi ricordo male. Ce l'avevo Codacciaio. No, era Alacciaio, non è vero? Era Alacciaio quella. C'era la variante Ala e Coda a seconda del Pokémon che avevi. Quella coriacea che colpisce il nemico può ridurre difesa e ha 100 di potenza. Che male non è. Però se dà una singola posizione, che schifo. Che schifo. Sulla terra ci cammini e rocce le lasci bambini. Ho capito. Però ho fatto tutto qua, ragazzi. Non... No, c'è una parte che ancora non ho esplorato. Però non... Non trovo molto. Forse qui sotto. Un altro Sorrock. E non ho coso, quindi...
Oddio, è roccia, quindi in teoria mega assorbimento dovrebbe funzionare. Se è roccia psico. Assai. Assai. Ok, ok, allora poi controllo meglio. Che bel numero, 707. Forse scendendo qua a sinistra, al posto che a destra, ho una nuova parte di... La parte di cazzo c'ho, ecco cosa c'ho. Va bene. Che bello fare zigo-zago. Ancora più a sinistra, va bene. Un altro Golbat, è come sempre molto simpatico. No, sì che si scappa. Ok. Eccoci qua, trovato. Dovrebbe essere questo almeno. Gorubatto. Tale vavatto anche. Oggi... Che cazzo hai usato? Hai rasoio. Bestia! No. Non è il caso. Ma è così forte hai rasoio? Cioè, so che è erba contro volante, cioè volante contro erba, però... Benin. Un po' eccessivo, forse. Sono erba lotta. A volante è forte contro lotta, non è solo lotta debole contro volante. No, niente di che, Riccardo, in realtà. Ho fatto un po' di esploro nella caverna, sto andando verso... un'altra cosa da esplorare. Pensavo fosse solamente volante debole, cioè forte contro lotta, ma non lotta debole contro volante. Ho detto la stessa cosa. No. L'ho detta forse meglio adesso. Nel senso che fosse volante a prendere pochi danni da lotta, ma non lotta a prendere tanti da volante. C'è qualcos'altro qui, eh? C'è un'altra uscita, però. Questo è dovrebbe essere chiuso come percorso, no? E infatti. L'azione di cascata è ridicola. Non ci ho. Aspetta che gli faccio caso bene. Tanto la devo usare contro. Sunken Rock, lì come si chiama. Oddio, è un po'. È un po' underwhelming, però. Sì, un pipì su, vabbè. Va bene, tante care cose, 17 e ti puoi attaccare. Un altro Golbat. È che non ho molte scintille, quindi... Sono livello 31, l'exp non è neanche così schifosa, ma... Vabbè, dai, uno lo facciamo. Questo 34. No, crocchetta. Bravissimo, crocchetta. Così si fa. L'exp in realtà è molto buono, altro che... Sì, però anche l'incontro casuale, figlio mio. Bruto, tu cuoque. Ok. Oddio, qua... Che ci trovo? Giuseppina qua ci trovo? No. Non mi fido di questa Pokéball. Non mi fido di questa Pokéball. A quanto pare dovevo fidarmi, va bene. Si tira tu lì pipì, oh no. Ho trovato la MT-02. Ovvero i... No, Dragartigli. Lunghi artigli affilati si... Ti sferzano il nemico. Tipo drago. È l'unica di tipo drago che ho, se non sbaglio. Figo. Figo. Questa stanza, in che senso? Ci sono un mucchio di teorie? Ha un Pokémon che si trova solo qui con un incanto a red bassissimo. Lo trovo al terzo Pokémon. Se lo trovo al terzo Pokémon, esigo una sub.
Sì, però devo riuscire a fare l'incontro. Ah, è nella terra, ok. Allora aspetta. Allora ci sono altri tre. Ehi, Cosmoforza, Cosmoevanda. Questo è il primo. Ehi, però mi curo, scusatemi, Non posso fare sta vita. Questo è il secondo. Ma dai. Pensavo bastasse un surf. E questo è il terzo, signori. Vediamo se vinco una sub. No, no, ti prego, no. Da allora. No. Ti prego, ti prego, non ci credo. Sto morendo, ragazzi, sto morendo. Ma poi neanche, cioè era esattamente il terzo, il divino Thelma, hai visto? Hai visto? Salvo, scusate, faccio un salva stato. Anche perché non so se l'ho sciotto. Ragazzi, cosa cazzo è successo? Però voglio la sub adesso. L'ho chiesta, la voglio. La esì, non è vero, sto scherzando ovviamente, ragazzi, però madonna mia che... Com'è possibile? Ma io neanche... Se ci provi... Ok, posso catturarlo così. Se ci provi 100 volte credo che non ti riesca. Non so se riesco con la Mega Ball. Ma devi subito... No, no, tranquillo, tranquillo. Ne già fatto abbastanza. Hai fatto raggiungere un gol in un giorno, Riccardo. Tranquillo. Tranquillo. Anzi, ancora grazie. Vabbè, ragazzi, se... Sono le Mega Ball perché ne ho un po'. Se fugge o salva stato, il cazzo che lo faccio scappare. Fossi su... Non fossi col mio Game Boy speciale... Avrei usato le Ultra Ball. Dai, questa era molto buona. Né, niente. Vabbè, usiamo le Ultra Ball lo stesso. Ho capito. Ho capito. Ma poi si chiama Bagon. Come Bagon? È quasi Dagon di Lovecraft, però quasi. Fare zone? Ragazzi. Fu mi sguardo. Ho le timer, ho le minor ball. Ma le minor ball non sono per i livelli? Infatti. Le timer ball non le ho però. Non so neanche se ci siano qui dentro. Cioè è livello 30. Teoricamente credo che non basti. Vabbè, l'ho preso. Cioè che le minor ball siano sui... Ah, tranquillo, guarda, è il link, Alex, sono quasi convinto. O lo mandi a Riccardo o lo mandi a me in privato. Comunque è su Discord, anzi, appunto, visto che ci siamo, punto esclamativo Discord, potete entrare nel Discord, che è ovviamente aperto a tutti, ma se siete sub avete anche i video del canale in anteprima, appena sono pronti. Malgrado le sue piccole dimensioni, Bagon è molto potente perché il suo corpo è un insieme di muscoli. Date continuo testate con il suo... Ma scusa. Com'è che lo devo chiamare sto sgorbio qua? Vediamo un attimo. No, voglio aprire tutto. Abbiamo... Vecce l'abbiamo già fatto. Era la bambola. Germoglio, è perfetto, germoglio. O a Riccardo o a me. E Riccardo sta lavorando, quindi fallo a me. Le mandi un messaggio privato, lo posto in chat. Germoglio non era Claydol? Hai ragione, mi sa. Allora era Finferio. Ma che vada, controllo. Senti, facciamo così. Faccio un salva stato qua e poi vado a controllare nel PC.
Però anche a me sembra di aver usato il germoglio. A Finferlo. Però Finferlo è più bello. Va bene, Finferlo. Finferlo è mello. Allora, questa te la completo. Ti tolgo quella di prima del... Ah, tra l'altro, Simone, ho visto anche tu che hai usato la richiesta personaggio. E Namingway, in teoria, quello per... per votare. È il nome di un fungo. Ah, ok. Il fungo Finferlo. Ho fatto tutto qua? I made... I did all that I could do? Perché fumo di fuga is... è il momento fumo di fuga, in caso. Lo sto per usare. Se mi dite che non c'è altro. E non credo ci sia altro. A Finferlo, va bene. Ancora peggio, forse. Dai. Ok. Momento domandone. Do cazzo sono i leggendari? Perché... cioè, allora, no. Anzi, rettifico la domanda. I leggendari sono prima della Lega? Posso prenderli prima della Lega? Fune di fuga, vabbè. Mi ha dato quella che ho usato, perfetto. Haven. Va, ecco, abbiamo il trittico, perfetto. La raccolta, se non sbaglio, sì. Quindi come sul Kun. Jonathan, volo. Vola in città e finisci l'opera. Ok. Credo che sia la torre... Allora, vi dico... faccio una cosa. Andiamo alla torre dei cieli. Vediamo se effettivamente è lì. Se non è lì, chiedo a voi. Non ditemi ovviamente, perché altrimenti ha poco senso fare... se no ha un po' poco senso fare questa cosa, però. Vado un nickname, sì sì. Che altrimenti è germoglio. Sposta Pokémon. È uno degli ultimi sicuramente che ho preso. E a germoglio, perfetto. Quindi anche germoglio lo tengo, lo tolgo. Ormai è rotta. Vabbè, possiamo cambiare. Non lo so, ragazzi, se voglio andare fino a Ferruginopoli. Era Ferruginopoli... No, era Ciclamipoli, perché è la bicicletta. Devo andare a Urucea. Pipipiripim. Beggono il drattini di questa gen. Quindi si vo... Oh, cazzo, lo vorrei in party, però. Un bel tipo drago in party nuovo non sarebbe male. Drattini era così raro in prima gen, non mi ricordo. Era meglio cambiare bici perché mi serve per leggendari, vabbè. Poi vediamo in caso, tranquilli. Drattini mi sembra di averlo pure preso, tra la... Che cosa vuoi tu? Ehi, mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Eccolo, Tentacruel, che è bellissimo in questa gen. Ah, perché è veleno. E allora... Wait. Elettro su veleno ha qualche particolarità, ha qualche effetto strano. Su acqua è forte, e fin lì ci siamo. E poi? Vediamo, scopriamo. Volaraggio dovrebbe essere poco efficace. Su veleno no, ok, quindi lo... due hit dovrebbe morire. Perfetto. Vabbè, piano piano le sto imparando le combinazioni. Ci vuole un po' di tempo. Però piano piano. Ma dov'è la torre d'avorio? Dai, santo di Dio. Era qua?
Qua posso usare il repellente, però aspetta, usiamo il repellente. Sì, sì, non è la bicicletta. Mega repellente max. Scusate, ma... Ok, questa è la torre d'avorio. Vediamo se è qui sopra. Se non è qui sopra, tampi e chiedo a voi. Catturaggio germoglio? Sì, però non è germoglio. Era Claydol il germoglio. Ah, qua devo cadere per forza. No, ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Che cazzo facevo? Non mi ricordo. Ho rimosso. Oh no, sei stato gabibato. Qua c'è Vetch. Banette è troppo buona. Devo usare la bici da corsa. Ah, perché sono cambiati? Ah, aveva ragione padre Ignazio. Va bene. Va bene. Come cazzo esco da sto posto infame per adesso? Però non era così prima. La prima visita non era così. È crollata perché è scappato via Rayquaza. O sono scemo io del tutto. Perché sono quasi convinto che non fosse così. Io non l'ho cambiata proprio perché non pensavo potesse naturalmente servire. E non ho... Tranquillo, ma vabbè, abbiamo perso un minuto. Però che infamata. Cioè, infamata, voglio dire. Perdi un minuto di tempo, non è... Però... Perché? Anche perché aveva degli altri buchi, ma non erano questi. E andiamo al negozio di... Di bikes. Eh sì, voglio cambiare tipo di bici. Grazie, Clelio. No, non voglio cambiare tipo di bici, stai zitto. Compriamo un po' di roba però. Per comprare la roba devo andare... La migliore che abbiamo, mi sa che è la più comoda... Porto Selcepoli. No, Verda Zuppoli, questo. Cosa ho detto? Porto Selcepoli, tutte le cose che tipo la prima... Vabbè. Perché qua c'hanno i mega... i super repellenti, i revitalizzanti, se non sbaglio anche. E infatti... Ne compriamo di questi... 8, così sono 10. Di iperpozioni ne prendiamo 18, così sono 20. E di repellenti max ne prendiamo 16, così sono 30. Deve essere sono ciclini, a ciclo ciclini. Quasi, non è purtroppo non è Bacco Bacchini. No, tranquillo, Alex, avevo capito lo stesso. Allora, volino di nuovo a Orocea. E poi Orocea che parola è? Da dove viene Orocea? Proprio come termine, perché credo che sia una parola esistente nel mondo, ma non la conosco. Parla col vecchio dell'isola. Parliamo col vecchio dell'isola. Non l'avrei mai fatto, però a questo punto lo facciamo. Anche perché non so quale cazzo sia il vecchio. Era lui? L'isola mia... Ah, per l'isola Miraggio. Ah, questo vecchio dell'isola. Non si vede. Niente, forse viene le speranze che si veda giovedì, quando c'è di nuovo Pokémon, però... boh. Usiamo Surf. Tra l'altro, scusatemi, che encounter rate aveva Bagon? Per capire, 3%? 1%? O era più normale, tipo 10%? Tu cosa vuoi della mia vita? Pelipper. Però è acqua... No, non conviene. Anzi,
conviene mettere crocchetta, che così è per 4. Per 4? Per 4. Pipporo, popporo, popporo. Ok, dai. Strano questa cosa della torre che cambia nella forma del colore, però ok, lo accetto. Io comunque continuo a far notare che la torre sia palesemente Galactus, però va bene. Ah, il 25%, ok, no, non era... È così alto il 25% di... Ah, vabbè, allora non era così alto, dai. Cioè, così basso. Era più fattibile. Ok, bici da corsa sia. No, 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 ho toccato il penne. Puoi controllare 4 Pokémon a terra in quella stanza tutti il 25%. Sì, sì, no, hai comunque un quarto. E il fatto che fosse al terzo è 0,25 alla terza. Quindi un quarto, un ottavo e un sedicesimo. Non era così scontato, però non era così impossibile. Non era fattibile, sicuramente più che il 3% o l'1%. 25 è normalissimo. Cosa? Perché no? Va bene. Ho capito, ma hai interrotto il ritmo. Hai rotto il ritmo all'imperatore. Quanto mi fa cagare questa bici di me. Non devo andare giù. Dovevo andare a sinistra. No, come cazzo faccio lì? Questo non l'ho capita. Se si trovasse è solo lì sono sicuro. Ok, ok. Va bene, Golbat. Non rompere i Zebedrostis, per piacere. Non è veramente il caso. Allora, non per cattiveria, ma io qua salvo. Appunto, c'era un motivo, se ho salvato. Che sta bici qua è l'inferno fatta veicolo. No, ragazzi, non so come fa. A meno che non possa fare questo. No, mi fermo. Devo farlo alla... Devo farlo col tempismo perfetto. No, raga, è impossibile. Non ha vabbè. I repellenti qua fanno poco e niente. Non è quello il problema. Il problema è come supero sto robo. Perché non lo sto mica capendo. No, non capisco. Non sto proprio capendo. Non mi gira, tra l'altro. Quindi non so. Il mio Pokémon preferito si trova solo nel bosco vicino a Petalipolo, 500 di rate. Ah, beh. Comodo. Sì, qua cado. Davvero, a meno che non... che palle. Come si fa? Ve lo chiedo, non ho voglia. Come minchia devo fare? Non posso passare da due, quindi devo sterzare, ma non riesco a sterzare. Devo andare a vedermi un video per l'enigma della torre. Qua cado per forza. Pure con due. Cioè, me ne servono tre, me ne servono. Devo fare per forza... Facciamo una cosa. Di qua. E poi una volta che sono qua, che posso fare? Niente.
Non mi devo fermare sul muro, devo fare tutto di fila. Ah. Vabbè. Grazie simulatore in questo. Come? No, non cambia niente. E non posso. No, e no, vado sempre qua. Se mi, non cambia. Devi fare la scelta. Eh sì. Non credo di essere in grado, però. A quanto pare sì. Sì, ma farla ogni volta a piedi, ragazzi, è un incubo. Sì, non credo di essere in grado. Scusate, ragazzi, non ho voglia di rifarlo mille volte, appunto. Ma è un delirio di zona. Hai ragione. Sì, come no. E ora? E ora come faccio? No! No, ma questo è letteralmente impossibile. Qua non puoi farlo. Salvo stato dove? Quando lo salvo lo stato? Non basta! Non ero in nessun posto. Non è possibile. Che delirio di posto. Prima. In che senso? No, qua è giusto. Pili 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 pili. Ah! Questo è un ictus. Questo è un principio di un ictus. Devo andare su, Ford. Devo andare su. Quasi. 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 Troppo. Ok. Ok, qua posso salvare. Tanto mi devo fermare a prescindere. Posso fare questo poi? Quasi. Sai, bravo. So che si può fare. So che si può fare. È la prima per il messaggio. Ah, ok. No. Dai, basta questo in realtà. Mi sento male. Ma non andare lì. Santo Gesù. Non è per niente frustrante questa cosa. No, no. Ok. Ma senza salvastato come cazzo la fai sta parte? Perdonami. Ragazzi, è un incubo vero, eh. Sì, sì. Clay doll. Playmobil, guarda. Ok, repellenti time. Supply, buongiorno. Contare sangue e tante lacrime, immagino. Va bene. Tu che tipo eri? Eri roccia, se non sbaglio. Roccia psico, giusto? No, terra psico, che comunque va bene lo stesso. E infatti. Va bene. Ok, sì, terra psico. 999 punti esperienza, che goduria. Che godimento. Allora sono tantissimi 999 punti esperienza, scusami. Li fai caricandoli con le bestemmie. Ah, perfetto. Ottimo, è un'ottima tattica.
Eh sì, imperversa. Fai così imperversa anche. Ok. Perfetto. Tra l'altro non so se sono pronto per il leggendario, eh. Se devo combatterlo. Ho dei seri dubbi. Qua salviamo normalmente. A parte che puoi salvare anche con... Ah no, ma non è vero, puoi salvare nel gioco. Puoi salvare ogni volta che fai qualcosa di buono. Quindi i salvastati non servono. Sì, ho la Master Ball, però... Non so se sia meglio per lui o per gli altri due leggendari. Vediamo quanto è difficile la fight e poi... E quanto è difficile catturarlo. Se non... Se, no, allora, non è Enti e i cani leggendari che scappano. Quindi teoricamente dovrebbe essere più fattibile. Sì, pure con i glifi. Madonna, che transizione incredibile. Ok, livello 70. Useremo la Master Ball. Marco Torombi ha confermato in un'intervista la cancellazione del reboot femminile dei Pirati dei Caraibi per ghiarire la tattica per riavere Johnny. Io ci spero. A parte che onestamente no, neanche in quello ci spero, perché il quarto era un film delle balle e il quinto era un film di merda, quindi... A me in postgame interessa. Cioè, allora, dipende che tipo di postgame è. Però siamo... Ragazzi... Diciamo così, il postgame, la Master Ball serve perché i Pokémon scappano via o perché sono solamente difficili? Sono dei Pokémon erranti come Enti, oh no. Allora però devo ritornarci. Sì, allora posso fare una roba però. Cioè, posso lanciarci le Ultra Ball. Perché livello 70, ragazzi, non posso... Non posso combatterlo. Lancio le Ultra Ball. Sperando. Addormentalo. Non ho mosse che addormentano, mi sa. Posso paralizzarlo mal che vada con crocchetta. Ma è quello di meglio che posso fare. Sì, sì, poi distruggo la Lega se lo prendo al... ha fatto volo. Ovviamente, posso per piacere... Cambio Pokémon. Tonia, sacrifica per la patria. Do it for Crocchetta. Guarda a volte, chi l'avrebbe detto? Ora, Crocchetta. Sperando che non venga shottata prima. Se devo avere un altro, preferisco averlo con qualcuno che riesce a essere quasi sempre divertente. Oddio, nel quinto Jack Sparrow io non l'ho sopportato, eh. Usa extra rapido, extra triste, no! Mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo. Allora posso provare... cazzo posso provare... A confonderlo? No, non ho neanche più confusione, mi sa. Se non sbaglio, aspetta, che cosa c'ho con lei? No, il cazzo, vabbè. Usiamo psichico se riesco a usarlo. Non riesco a usarlo. Vabbè, lanciamo le ultra e basta. Ho salvato nel gioco quello, tranquillo. Ha fallito! Ti ho fatto un po' di male almeno? Non è molto, ma è un lavoro onesto. Goodbye, my lovers. Ivarella, è stato un piacere. Il cazzo di spaghetto qui riesce a volare e c'è da... No, ma lui è uno spaghetto mistico, è uno spaghetto millenario. Pippo, sei tutti noi. Va a dormire. Aperon. Aperon. È il momento delle Ultra Ball prima che si svegli. Esatto, si è fatto da solo. No, no, i leggendari non li chiamiamo, ragazzi. Sì, Ronf. Leggendari sono leggendari. Già ho chiamato e ho cambiato i nomi ai primi tre, ma perché erano un po' stronzi.
Riempilo di ball. È quello che sto facendo, ma non sta funzionando purtroppo. No, sei sbagliato. A quanto pare no. Va bene, va bene. Non so se ha senso ricolpirlo a questo punto. Ostili Dan, perché Stili Dan? Eh sì, romf romf. E tanti, qua tanti livelli sopra i Pokémon non sono 4 livelli come quelli di Capodestra. Eh sì. Però comunque io ho fatto, cioè, con 4 Raggio Aurora lo devastavo, in ogni caso. Ah, va bene. Spreca l'immunità i colpi di Conrado 2? Oltraggio, inganno, slealtà. Sul viso hai segni della malvagità. Ciao Jonathan, vieni a implodere anche tu? Sì, sì. Dai, questa è la volta. Quello preso. Come no? Vabbè. Riproviamo magari mettendo direttamente... coso, come si chiama? Pippo. Oi baboi! Posso fare qualcosa? Niente. E allora... non so se confusione aumenti la chance di... di catturarlo in realtà, Però ti fai un sacco male, se... non è vero, non così tanto. Non così tanto in realtà. Vabbè, neanche mi sto avvicinando a prenderlo. Ha paralisi e sonno, ok. Allora, forse, vabbè, a meno che non fallisca e ho dei seri dubbi che possa farlo. Ma cosa l'ho fatto, la Ultra Ball, che non c'era il Pokémon, vabbè. Tanto ricarico. Ma... mi fa ridere un sacco. Non ha fatto neanche volo. Niente, ragazzi, non... è ancora confuso, magari si colpisce ancora da solo? No, ha fatto extra triste, vabbè, niente, l'ho perso. Milita capisce velocità come stati base di questo drago volante sonico. Ah beh. Sì, sì, non ha più Pokémon vivi. Ma io salvataggio. Salvagge. Allora, salvo un altro stato che... non sono così sicuro di averlo salvato realmente, quindi male che vada, riparto da qui. Perfetto. Sì, allora mi tengo Crocchetta. In modo da provare a paralizzarlo, anche se ho dei serissimi dubbi. Milton è una palla a forma di mucca. Però intanto le mucche sono veloci. Mi hai fatto gara contro una mucca? No. Allora... ping, 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 ping. Scintilla. Mannaggia il cazzo. Sì. Vabbè. Addio, Crocchetta. Non è molto efficace. Posso tankare... scusa? Posso tankarmi i colpi di Rayquaza. Questo no, però, vero? Questo no, però. Vabbè. Guarda, provo Pippo, provo a colpirlo, ma ho dei seri dubbi. Infatti. Però ha tankato un colpo di 30 livelli sopra di lei. No, non è impossibile, è solo molto lento. Ma che vada, si fa forward. Sì, come l'ho detto male. Anche questo, cioè, l'ho tankato. Io mi fullo. Ma che vada, prendo un altro hit. Ora è addormentato. E ora provo a catturarlo, magari col fast forward, così non mi ammorbo i coglioni.
Quasi questa volta, eh. Ho una protezione, il cazzo. Però non voglio sacrificare lui allora. No, mi dispiace. Tonia, Tonia. Pippo si è svegliato e ha scelto la violenza. Hai fatto malissimo comunque. Hai fatto veramente tanto male. Ho anche poke ball, sì. Però. Oh, raga, ci siamo qua. Cioè, siamo qua, ci proviamo. Cosa ho fatto? Cosa ho usato? Non so che mossa abbia usato. Io, non lui. Niente, sono morto. Vabbè. A questo punto dubito che riesca a ricolpirlo. Se non con l'attacco rapido di Ugo, ma lui ha extra rapido, quindi... Spammino! Quasi! Va bene, ultimo Pokémon. È confuso, magari si colpisce da solo. Quanto pare no. Posso ricurarmi? Non so quando serva, ma ci provo. Dai, colpisci da solo. Ma allora sei strunz. Ma allora permettimi, ma sei un po' strunz. Bravo. È già confuso. Potevo usare un'altra mossa in realtà, non so perché super suono ho fatto. Non sono più confuso. Sono ancora vivo però. Io continuo, ragazzi. Va a dormire. Cazzo, per quanto poco. Sembrava preso e invece no. Ho visto pure io. Non dorme più. Boh. Surf. Niente, va bene. Ho protect su Jonathan. Non ci ho fatto caso. Ce l'avevo? Non l'ho letta. Oi, boh. Ero troppo preso dalla battaglia. L'ultimo try, direi, e poi andiamo a fare altro. Vediamo quanto male faccio col pugno rapido. Sì. Sì, sì, quando fa volo mi uso protezione così non mi colpisce, assolutamente. Lo colpisco con parassise. Come no. Allora, crocchetta, paralizzalo. Credo in te nel cuore tuo. Questo non dovrei essere resistente. Vabbè, ha fallito ovviamente. Non dovrebbe shottarmi con volo, giusto? Infatti, paralizzalo. Sempre che posso essere paralizzato. Io mi curo con lei. Se fa di nuovo volo, vivo. Non fa male. Continua a vivere con lei, non è un problema. Mi fa strano questa cosa, però vabbè. Però ok. Scintilla. Dai, paralizzalo. Ma che due cazzi. Oh, però dovrebbe andare a dormire adesso. Abbastanza poca... cioè, ha un po' di danno e invece niente. Vabbè, volo in alto. Lui può fare riposo sicuro, tanto vale spammare bolle e entrare in spong. Sì e no, però, però quando si dorme c'ho la chance più alta di prenderlo, eh. E bisogna vedere se può usarlo il riposo se paralizzato, tra l'altro. Per altre cose. Cioè, comunque, deve usare il riposo. Se usa il riposo è comunque una situazione migliore di questa. Vabbè, è stra rapido. Pin, pirin, pin, pirin, pirin. Oh. Ora ci mettiamo... sì che uso un altro Pokémon. Mettiamoci Pippo, cerchiamo di colpirlo. Riposo è una cura full sempre, a prescindere dal danno che gli faccio. Sono morto, vedi così.
Ma congelarlo... Sì. A parte che non ho mai visto procare niente col congelamento. Vabbè, a sto punto, guarda. Proviamo a catturarlo così. E vediamo. Dormendo. Ancora dormendo. Fatto volo. Io uso proteguo. Mi sono proteguo. Quasi. Mannaggia. Volo, ma io riuso la protezione pazza. No, basta. Ho preso Rayquaza. Riposo mi refulla, ok. E intanto l'abbiamo preso, quindi Rayquaza vola incessantemente nello stato d'ozono. Si dice che ritornerebbe a terra se la lotta tra Kyogre e Groudon dovesse riprendere. È successo. Sì, però sarà Rayquaza scritto in normale, senza urlarlo. Hai lo spaghetto, hai visto? Non lo useremo per la Lega comunque, perché è veramente un po' cittare così. No. Mi scrive così Rayquaza, vero? C'è scritto sopra, sì, sono scemo. Drago Raggio. Abbiamo uno dei tre leggendari. Gli altri due li posso prendere prima? Sto mandando energia positiva, hai visto? Niente abuso prepotente di Drago Mistico a 70. Allora, se... In realtà dipende dal livello in cui sono. Cioè, se la Lega è a 70, sì. Però credo che sia al 50. Possibile che sia 50-55 al massimo. E invece, vedi, il culo. Ok, scendiamo rapidi, direi. Ah no, posso... Di qua posso dare volo. L'altra volta potevo, posso anche adesso. Ah, è overlivellato, perfetto. Sì, sì. Hai ragione, magari salva, però... Ah no, hai ragione, non è vero. Adesso crasha l'emulatore. Pokémon non mi sottolinea che c'è un oggetto, infatti. No, non è vero. Allora, Pokémon Jonathan mi porta a Iridopoli. Se gli altri due non sono catturabili adesso, andrei con Gian Magico Doremi. Come? Andrei di Lega. Però mi toglierei uno dei Pokémon, dei tre Pokémon d'acqua. Che onestamente non so. O forse toglierei Ugo. Non lo so, perché sono tre Pokémon d'acqua di tre tipo misto, mannaggia. Forse Crocchetta. Guardate, Mago Tenbige. Vabbè, vabbè. Tutto a posto, Alex, stasera? Non saprei. Cioè, no, ho Tonia Tonia, il cazzo. Io mi faccio anche le pippe mentali e ho Tonia Tonia, ma scusa. Ah, domanda. Prima di andare lì e pentirmene, mi serve Tonia Tonia per andare alla Lega? Sento Shedinja che chiama dal box. No, credo che sia livello 20 lui. Fa vedere. Non ho voglia di farmare così tanto. A parte che c'è quella con un HP, quindi... A serve lo schiavo. Però posso cambiare Pokémon una volta che arrivo lì? Lo schiavo è fondamentale, oh no. Ci dissociamo comunque da queste cose, ovviamente. Guarda che bello. A parte che non ha gli occhi nel... qua dentro. Ma Finferlo io lo vorrei anche nel party, mannaggia. No, io lo voglio un Finferlo, un dragon che si evolve nel... Faccio una domanda che di solito non faccio. A che livello si evolve Bagon? Ok, posso cambiare dopo, perfetto. Che stavo facendo allora qui dentro? Non lo so. Ah, no, prendendo lui. Dai, mettiamo Finferlo. Chi posso togliere?
Forse per il momento Jonathan, dai, è quello che è meno utile di tutti. Tanto neanche volo mi serve più al momento. Oddio. Sì, no, neanche volo mi serve più ormai. Al 55 è la seconda volta. E poi al 50. A 30 e poi al 50. Quindi faccio un livello e mi si evolve. Beh, coglioni. E prendo anche Teriyaki, però. E lo mettiamo al posto di... che in realtà è il 40, è quello che mi serve meno livellare, quindi rimarrà qua per ancora un po'. E metterlo lì. Allora. Finferlo, che è uno strumento. A Squamadrago. Che faceva Squamadrago, scusami? Fa un po' vedere. Ha un'utilità questa roba? Serve a qualcosa? Chiedo. Mi serve? No, ho sbagliato. Oh, mi rendo conto che io ho le proteine e non le ho mai usate, ma... Che ci posso fare? Cresci capa, ci pensiamo. Roccia di re ci pensiamo. A qualcuno la diamo sicuramente. Così come bandana. E rapido antigli. Ne ho due. Non lo so. Per far evolvere orsi con scambio. Guarda. Tra l'altro orsi si evolve in... in chi si evolve orsi? Non mi ricordo. L'ho già visto io, sì, ci ho anche combattuto forse. Posso andare qua? Comodo. Non l'ho mai visto? Ah no, Kindra! E mi manca uno in mezzo! Ah, Sidra! Sidra, giusto, l'abbiamo visto in prima gen. Era Sidra. A posto. Allora, il Pokémon primo è Finferlo. Il Dra dell'acqua, certo. Via Vittoria. Che Pokémon ci sono qui dentro? No, 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 Zubat ancora no, ma da... ma da, che incubo terribile che è da dietro. Non ho visto le... non avevo visto le mosse in realtà. Vabbè, è livello 36, posso pure sconfiggerlo volendo. Che due palle. A quanto pare non più. No, volevo usare la pozione. Potevo usare la caramella rara, hai ragione. Non ho riflettuto a cosa facevo, vabbè. La usiamo dopo se serve in caso. Oddio, dipende anche quanta esprimi da lui, La potrei usare lo stesso. La usiamo lo stesso. Spoiler. Altro in 3. Attenzione, Finferlo. No, Finferlo, pardon. C'è l'accento sulla I, diciamolo giusto. Dai, diventa fighissimo. No, è diventata una palla. È Graveler. Non è quello che mi aspettavo. Complimenti, io non mi complimenterei. Sarà tenchissimo. Sì, ce l'ha con le palle, ho notato. Pippo, lui, no, il pollo pene. Fammi andare via da questo posto. Ariyama! È nuovo lui. Però non mi conviene farlo così. È livello 40. Se uso i Barella mi sa che lo devasto. Quindi faremo crocchetta con Scintilla.
meglio paralizzo, perché è... No, oddio, livello 40 forse non l'ho... Cosa ha fatto? Ha fatto così! Ma scusa! Ma è bellissimo! Sì, proviamo un... Anzi, faccio un salvastato e poi uso psichico. Magari arriva a poca vita. Denti stretti. Maniere forti. Ma... Io lo denuncierei comunque, nel dubbio. Non l'ho shottato. L'ho shottato. Vabbè. Psichico, certo. Questi sono molesti, eh. Faccio male a lotta con... Vabbè. Va bene, torniamo a curarci. Ho sbagliato tutto. Torniamo a curarci Pokémon. Non userei nel party comunque, ho già due tipi lotta, però. Ehi tu porco, le mani d'osso, che bello. Che bello. È una vita che non li riguardo, tra l'altro. Mi sa che un giorno di questi un bel rewatch non me lo toglie nessuno. Repellente finito. Grazie, guarda, apprezzo davvero tanto, sei molto gentile. Riusiamo il repellente. Non posso usare in maniera automatica, per piacere. Non c'è un qualcosa che mi autorepelle dall'esistenza. Solo dai Zubat, però. O dai Golbat. Quanto male ti faccio? Il cazzo. Ma non mi conviene combattere con lui. Cioè, mi conviene cambiare Pokémon poi, perché altrimenti siamo veramente troppo tempo. Che ore sono? Le 8 e 3. Mi sa che alle 8 e 40 mi fermo, perché non... 3 ore di live sono un po' tantine. Non erano previste, però. La sezione di Zubat e Golbat, mi sembra di sì. Le abbiamo catturate, quindi sì, non si è evoluto. A meno che tu non dici dove si trovano, nel senso dove si trovano, per vedere in che posti sono. Quello non l'ho fatto. Ma allora, ma scusami, ma perdonami. Ma no, mi tocca fuggire, mi tocca, perché non voglio consumare tutte le pozioni che ho. Ma che palle. Oh, ma allora dipende da dove siamo. Poi sempre, come sempre, poi magari finisco anche dopo. Quindi magari sì. Pokédex. Facciamo filtro. Nome. YZ, non credo ci siano molti Pokémon con la Y e la Z. Pensavo peggio in realtà. Pensavo molto peggio. Dico la verità, pensavo fosse in più posti. Ma che musica ganza. Io le vie vittorie le odio comunque, non le sopporto. Non voglio arrivare... Cioè, sono una lega, fammi arrivare alla lega. Sono dei dungeon delle balle. Mai quanto nel primo, mai quanto in rosso, per carità, però. La linea evolutiva. Lo faccio? Però. No, questa è Goldina, avevo detto una G. Zubat, Golbat e Crobat. Sembra tutto normale. Non vedo niente di che. Sicuro che non ci stia confondendo col gioco. E in caso comunque non dirmelo, perché non ho trovato nient'altro. Crobat era già di seconda gen. A meno che non mi stia prendendo qualcosa. No, no, sì, abbiamo parlato. C'è l'Iron. Vabbè. Vabbè, l'Iron è buono, anche se mi sa che mi devasta se mi tocca anche solo. Non gli ho fatto una minchia. Pensavo che... Ma scusa, acciaio non era debole contro fuoco? Sbaglio io? Non si fondeva? Che minchia uso? Chi uso? Pippo? Boh.
Forse perché è roccia acciaio, è possibile? Va bene lo stesso, mi accontento. E anche roccia, ok. No, codacciaio, che male. Codacciaio. Anche lui si apprende in pochi livelli. Ah, vabbè. Però non so se ho... Cioè, potrei tenerlo, ma... Che male. Non è nei piani, però vediamo. Comunque un po' come acciaio non fa male. Lui deve essere... Prendiamo la lista dei nomi. Deve essere... Lucky... Vedo una minchia. Lucky Lester, ok. Se ci sta. Se due Lyron si incontrano, si contendono il territorio scaldandosi uno contro l'altro con i corpi d'acciaio, producendo un rumore udibile che... va la madonna. Da 120 kg. Comodo. Se questa per origine, se non è spoiler di qualche altro gioco Pokémon, sì. Cioè, se è una cosa del mondo, sì, se è una cosa del mondo vero. E se non è bannabile. E se è bannabile, dimmelo perché lo tolgo da qui. Perché... Spero non lo sia... Non mi sembri il tipo. No, non si scrive così. Era la Killster. Tutto giusto? Ah, è un membro del party di Paper Mario. Ah, interessante. La Killer. Gesù. Ce la posso fare, eh? Vabbè. Ma con lei, ho visto. Preciso. Grazie. Questa è un'invenzione del futuro, comunque. Davvero del futuro. Che succede? Che vuoi? Ah, Lino! No, Lino! Beh, io ho il Pokémon a livello 30, cosa voglio fare? Altaria, va bene. E lui abbiamo detto che è drago volante. Quindi se uso il ghiaccio gli faccio un culino. C'è un problema. C'è un problema. Ok, adesso posso fare il culino. Solo uno mi sfida a una sfida lotta. Guarda, l'accetterei molto volentieri. Che ma ho capito, è super efficace. Perché ha drago contro drago, non è fuoco, giustamente. È drago contro drago. Kramer contro Kramer. Raggio Aurora, togliamo palla gelo poi. Togliamo palla gelo. Tre draghi contro tre draghi, madonna. È super efficace, mi fa molto piacere. Corpo scontro. Ti odio. Vabbè, tanto comunque mi serve un altro attacco, in ogni caso. Salvaguardia. Delle foreste amazzoniche. Ok, perfetto. Ma velo cosa fa, scusatemi? Buono, Pippo 39. Riposo. Vabbè, toglierei comunque palla gelo, che tanto non la userei mai nella vita. Corpo scontro, magari mettiamo un'altra mossa di ghiaccio. Cosa fa cosa? Velo, come... Cioè... salvaguardia e lo stato... Salvaguardia, semplicemente. Palla gelo non la userei mai, perché è troppo rischioso. Mettiamo una mossa ghiaccio al posto di corpo scontro, al limite. E cos'è che puoi imparare? Russare. E boh. Ah! Però 40. Ma che schifo. Ma che schifo di oggetto. Ma scusa, di mossa. Ma qualche altra potenza questa cosa?
Salvaguardia dati mi dice a chi la usa della squadra di venire colpito da qualsiasi problema di stato. Ah, interessante. Ma russare fa schifo o sono io che non lo sto capendo, ragazzi? Sì, la usi mentre dormi. Ma piuttosto usi una sveglia o il flauto blu. No? Sono io che non lo sto capendo? La cosa buona è che puoi fare danno anche nei turni mentre dormi. Ah, ma riposo ti fa curare anche dopo? Fa comunque schifo. A posto. A posto. Quindi addio russare. Non credo ne valga comunque la pena. Roselia, vabbè, è erba, quindi ghiaccio comunque la devasto. No, foglia magica, non le foglie magiche. Le foglie di troca. Puttana, perché foglia magica super efficace? Perché sono acqua? Attacco rumoroso, eh sì. Vabbè, a questo punto non so più usare in realtà. Erba acqua, ma ghiaccio non è resistente a erba? Vabbè. Ho poco male. Ok, due turni e la sciotto. A parte che, no, il problema non è tanto che sia efficace, il problema è che togli un abuso. Il problema è che togli un abuso di male. Perché non era poco efficace, ma ha tolto un terzo di vita. Quindi sì, il problema è un altro. Gradevoir. Ah, eccolo lì. Io non ho mosse. Non ho Pokémon buio, non ho mosse buio. Quindi farò un mega sorrimento. No, sono lotta! Non ho cambiato Pokémon, sono lotta! Ha fatto previsione. Però provvisione è quello che mi colpisce dopo che la colpisco? No, è quella che non ti fa colpire. Ok, tutto a posto. Tutto a posto. Va tutto bene. Ibarella 39, mi sa che non vinciamo però. Non saprei chi... Vabbè, è l'unica che può permetterselo. Ah, di salvaguardia, ok, ok. Ecco, la lotta delle waifu. Sì, lo so, psichico. Però a differenza tua io c'ho sfiga. Ah, scusa, vabbè, andiamo a comprarci. Allora, faccio sta battaglia e poi andiamo a comprarci un sacco di pierpozioni, perché altrimenti non reggo il dungeon. Sì, serve fare leveling, assolutamente. Questi qua non sono neanche non è neanche la lega. Lino mi sta facendo il culissimo. Ma mannaggia la ceppa del pollo di fuoco. Ok. E ora facciamo psichico. Potevo fare calmamente in realtà, Dovrei fare calmamente. Sono le boss fight incredibili, oddio. Incredibili, mo, adesso. Abbiamo la lotta delle waifu. Sono già Lino, sì. Beh, oddio, ho fatto un passo, c'era Lino. Ah, perché questa è quella che ti colpisce il turno dopo. Ragazzi, non ho niente per contrastarla. Non ho nessuna mossa che mi faccia poter vincere qua. È terribile. Palla ombra super efficace su psico? Ah, perché è spettro. Ah, è vero. Sono scemo. Ragazzi, non dite niente. L'ho completamente ignorata. Ho fatto una cappellata e non ne parleremo mai più. Non ne parleremo mai più. Che lo sapevo anche, però. Sì, no, ma lo so pure, però non... Boh. È ancora divinazione, subisco. Sì, quanti turni dopo la sto subendo.
Non funziona su acciaio, vero psichico? Psico su acciaio non fa una beata mazza. Ti dirò, a me va bene lo stesso, anche se non è super efficace. Te lo dico. Anche se è poco efficace, ti dirò. Me ne farò una ragione. Certo. Oh no, fulmini saette. Vabbè, allora però. Oh, questo attacco è sempre fighissimo. Come non funziona, però apprezzo lo sforzo. Dai, Ivarella. Ah, ok, è andato Lino. Perfetto. Mi dispiace Lino. Un sacco di pippoli. Uno di questi giorni mi prenderò la rivincita? Non credo. Mi faccia uscire e mi faccia andare a comprare la... Niente. Laudret! Non la... Laudred. Non è Laudret. È Laudred. Ah, perché in Rubino e Zaffiro è a un altro posto? Io non ho idea di che tipo possa essere lui. Non mi ricordo. Era psico? Non so. Ma perché si chiama Linno? Sì, non si può chiamare Linno un personaggio di un gioco. Cioè, può farlo, però è buffo. Sorbendo Zaffiro, quando arrivi a fine percorso ne vede l'uscita, con tutto il team mezzo morto, arriva la luce dell'uscita del percorso e nel figlio deve rimandare all'inizio. Ah, bene. È molto Shin Megami Tensei. Lo chiamo Pasqualino, non credo cambi molto. Laudred aggredisce il nemico emettendo onde ultrasoniche assordanti dalle sue orecchie altoparlanti. Pesta i piedi a terra per accumulare energia. E abbiamo come richiesta... Haven. A posto. E lui sarà Haven. Lui sarà Haven. Voglio uscire, posso uscire di qua? Sì. No, a quanto pare. Evena. Perché era femmina. E questo l'avevo preso? Sì, l'avevo preso. E devo scappare perché sono messo male, ragazzi. Devo andare in una città. Mi abbuffo di pozioni, Ultra Ball e tutte cose. Zucchero, cannella è ogni cosa bella. Però mi devo prendere... Sposto il Pokémon. Dov'è Jonathan? Eccolo qua. Sposta. Nella squadra me lo metto un attimo al posto di Ugo. E andiamo a prenderci un sacco di roba. Su l'altro paralega la trovi dove dici tu. Però non ditemelo che ritrovo Lino, ragazzi. Cioè, per carità, potevo pure arrivarci, mi dice che lo risfido, però... non si può usare qua. Dove devo andare? A Verde Azzupoli. Allora. Mi prendo una trentina di pozioni e una buffata di Pokéball. Ah, dice che è così nascosto? Ah, perché è nella stessa zona. Ah, allora vabbè, ci può pure stare allora, Non ho abbastanza soldi. Non posso. Facciamo così. Facciamo così. Non ne posso prendere. Vabbè, vabbè. Va bene così. E tank, è vero, ma chi tolgo? Forse tolgo... Posso togliere... Posso togliere Crocchetta. Posso togliere Crocchetta.
avrei il mio team fatto da Ibarella, Finferlo forse perché il livello fu troppo basso, Ibarella, Pippo, Ugo, Teriyaki, Coso Tencoso e Finferlo se riusciamo a, a farlo salire. Vediamo. Posso prenderlo, posso vederlo se mi piace. Terra è forte contro acciaio. Ah, no, terra è forte contro... Non mi ricordo. Terra contro cazzo cosa è forte? Non so più. Possiamo vedere... come cazzo l'ho chiamato? Non posso chiamarlo così che non so come pronunciarlo. Lucky Lester. Sposta, lo possiamo prendere e lo possiamo vedere. Poi vediamo se ci piace o non ci piace. Contro sia acciaio che terra, ok. Posso chiedere perché contro acciaio? No, contro terra sia roccia. Allora, acciaio roccia, va bene. Boato, riduttore codacciaio e protezione. Insomma. Vabbè, teniamocelo lì. Io non so se ho cose che potenziano le mostre acciaio, tra l'altro. Fammi un po' vedere. Non so se ho... Scusa, cuore, condividi esperienza, super guardia, super repellenti, pietra focaglia, pietra lunare, proteina, prova energia. Pietra tono, calcio, carburante, acqua fresca... non credo di avere niente, vero? Pietra idrica, dente abissi, concinella... no, non c'ho niente. Ah, ok, roccia. Chiederei perché di entrambi in realtà. Anzi, mettiamo prima Lucky Luke qua. Perché se si evolve tra poco almeno si evolve. Tanto l'altro è livello 31. Ho dei seri dubbi di poterlo, di avere la pazienza di poterlo prima la lega. Sì, non è così forte acciaio roccia alla fine, eh. Faccio male? Privazione. Che hai fatto? Non lo so. Beh, non è male. Non è male. Preso? Preso. E lui sarà Isayama. Ariyama ha l'abitudine di sfidare gli altri in prove di forza. Talvolta è stato visto fermare un treno sui binari con la sola forza dei suoi avambracci. Ma lui è l'evoluzione di Po? Di Kung Fu Panda? Per capire. Frate Cipolla, se non ci sta solo Frate Cipolla... possiamo vedere a questo punto lei pure. No, ormai lui è Isayama, l'ho deciso. Il prossimo sarà Frate Cipolla. Anche se lui fa. No, non è vero, è troppo bello. Perché sembra che c'avevi la chierica. Non è vero, te la buono. Solo per questa volta. Solo per questa volta. No, non ci sta. Allora sta la Frate Cipolla. Perché è troppo bello. Ok, è l'evoluzione del dottore Sumo che sembra un Bao, perfetto. A posto. Buono. Ciao Lino. Buongiorno. Io non... Questo è gusto, quindi non è un problema. Ma io vi Vittoria come idea non la sopporto. Avere un dungeon lungo prima della Lega è una cosa che non mi piace. No, non mi piace. Sì, ci sta veramente bene. Infatti te l'ho abbonato solamente perché ci stava, altrimenti non l'avrei fatto. Però era troppo bello. Non so se funziona. Tu hai tipo la falce che taglia l'erba? O l'erba. Però potrebbe anche essere l'erba che si arrampica sull'acciaio. Che ne so. Il gasimento non funziona. Comunque, credo.
Oddio, no. Ha fallito. Va bene. Usiamo un altro Pokémon. Usiamo una... Chiusiamo. Barella. I Barella. È fatto apposta per livellare. Ma ho capito, ma... Bastava mettere la Lega a livello più basso. Passava il problema. Cioè, si risolve un problema che hanno costruito loro. Ed è un discorso diverso. Vabbè, addio, poverino. È super efficace perché erba veleno? Perché è super efficace contro erba, Psico? È un altro tipo, lei. Non è erba e basta. Erba veleno, ok. Oh no. Oh no. Chi è che c'ha forza? Ah, Tognatonia c'ha forza, grazie. Ma Tognatonia mi salvi la vita, mi salvi. Io non voglio fare questa cosa. Devo usare Flash davvero con qualcuno. Ma io ce l'ho Flash forse con... Aspetta. Aspetta. Ah, ce l'ho, vabbè. Midrato. Ce l'avevo. Ah, sì, spostalo però il masso. Apprezzo, però vorrei che lo facessi anche, oltre che dirmelo. Ecco l'altro Kung Fu Panda. E vi arrivare a Kung Fu Fighting. Piripiripipi papapè. Dai, direi che arriviamo, se riesco, alla Lega, ma non la facciamo ovviamente oggi perché è davvero un po' complicata. Sì, no, poi c'ha la chierica, tipo i chierici. Ci sta veramente bene fra cipolla. Usa spaccaroccia, Tognatonia, MVP. C'era un Geodude, ovviamente c'era un Geodude, perché... No, addirittura un Graveler. Però... sono... fritto. Pippo. Ha rotto delle palle. È super efficace? Ah, sì? Contro ghiaccio? Vabbè, anche ghiaccio contro terra, quindi... ok. Non è un grande problema. Ma non mi danno niente di exp, non mi danno. Ma che schifo. Dove merda devo andare? Ragazzi, se c'è qualche roba, qualche oggetto, qualche MT buona da prendere, ditemelo, perché altrimenti sta... Questo dungeon sta per essere imploso, eh. Ve lo dico. Sì, fra cipolle va veramente venire fame. Adesso ho voglia di cipolla. Adesso io ho voglia di... Ho pasta anduia e cipolla. Che quanto è buona la pasta anduia, cipolla e ricotta. Che ha fatto? Ho droppato... Ho cagato qualcosa. Che è successo? Non lo so. Ah, mi ha tolto il distraroma. Mi ha tolto l'accessorio. Vabbè. Ok. Anche le cipolle e caramello sul pane. Madonna. Ho già mangiato, ragazzi. Non fatemi venire fame, che poi divento... Non va bene. Poi divento tipo Pippo che faceva... No, era Pippo che andava a mangiare di notte. Non mi ricordo. Però ce l'ho ancora equipaggiato, ok. Salve, signor. Lui è Adrian di Ladybug. C'è l'MT di psichico. Ti dirò, ho già psichico. Buona la piadina. Ragazzi, mi fate soffrire. Perché per me era Simone. Vabbè, adesso è Adrian. Lui è volante e basta, credo. Non credo che acciaio faccia nulla. Però
Pippo salverà la situazione. Pippo save the day. Oggi sono contento. Ho giocato anche quasi bene oggi. Non ho fatto... a parte quella di Spettro contro Psico, che non lo so perché l'ho ignorata. Ho giocato anche quasi bene. Non ho fallito. Adriano... No, era... mi sono dimenticato, ho brain fartato, ragazzi, mi sono dimenticato cosa stessi dicendo. Non ho il sound alert, lo potrei mettere. Riusciamo a fare qualcosa? Basta usare doppio team, Gesù! Sei contento adesso, sei contento. Porca Eva. Quello con obiettivo sprite di Overworld. Che senso? No, 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 non è giusto. Non l'ha fatto, non l'ha fatto. Non l'ha fatto, non la può aver fatto. È super efficace, lo so che è super... È super stronzo e te lo dico io che cos'è. Kirve. Aeroassalto, fermo. Non cagarmi le balle, corpo scontro, non... Rimonta, cos'è? Cosa fa? Rimonta! Ah, mi porta i suoi HP, mi porta! Ha fallito! No, non posso dare riposo, cioè, poi compro le pozioni. Posso... Aspetta, una domanda. Sì, ho notato che mi porta a quello. Quando arrivo alla Lega, poi posso usare volo per tornare alla Lega in... Rodolfo, sì, certo. In tempi veloci. Oppure, mannaggia le palle di Merlino, però. Ragazzi, mi sta sembrando un embolo. Perché altrimenti non so se convenga... sprecare le pozioni. Se non ho volo. Sì, Merlino di Bugs Bunny. Puoi votare direttamente della Lega, oltre al fatto che c'è un mega market della Lega con tutti gli altri... Ah, vabbè, allora... Allora va bene. E hai visto, padre, divertenti queste lotte, eh? Non male che hanno fatto un nuovo coso perché era sbroccato. Puoi colpire! Forse ha poca precisione, aspetta, fammi vedere, magari il corpo scontro non conviene. Attacco d'ala, grazie. Pokémon. Fa vedere un po'. No, 100 di precisione. A 100 di precisione. No, no, ma grazie, l'ho chiesto pure io, quindi hai fatto benissimo, Riccardo, non preoccuparti. Grazie al Signore. No, adesso chi arriva? L'avevo già visto lui. Una volta sola l'avevo già visto. E dovrebbe essere erba, quindi ghiaccio. Se non me lo uccidi prima dovrebbe shotarlo. Erba buio? Possibile erba buio come doppio tipo? Bel tipo erba buio, interessante. È inusuale, se è così davvero. Non è super efficace. Ah. E allora non so cosa sia. E non è la penta carnivora? Pippo, da oggi mi guardo proprio ferito. Io è già nella mia top 3. E allora niente. Che tipo cazzo di tipo è? Non ho idea di che tipo sia. Oltre che essere buio. Però non mi è molto di utilità. Non è verde. Ho capito, ma... C'ha la pianta di Monster Allergy, dai! Non so cosa usare contro... Non so che tipo possa essere, a parte buio. Però dubito che sia solamente buio. Magari sì, eh. Ma il coso che c'è in faccia è un occhio?
ha un occhio super chiuso, super triste? Mi dico in famiglia, oh no, è vero. Vai, dimmelo, tanto non so se non ce l'ho anche nel Pokédex. Kadabra, bello come sempre, Kadabra. È solo acciaio. Ah. Non era neanche buio, quindi. Ma ha fatto morso. No? Non ha fatto morso? E una voglia di limone. Niente. Va bene, dai. Samuel Fantallin è perito. Come sono messo a cure? Cioè a Pokémon male. Perché una cosa di capelli dentata. Ah, ok. Sì, no, ha senso, però morso è buio comunque. Che abbiamo? Golbat. E livello 40 è free exp. Sì, 500 exp a testa non fa male. Se non finisco le pozze, spero di non finire le pozze. Il razza mossa giapponese è donna con la bocca sulla nuca. Non lo conosco. La mia conoscenza di mostri giapponesi praticamente è 50% gno. Quindi se in gno 2 c'è, la conoscerò. Vabbè, adesso però basta, eh. Ah, ha fatto male lo sguardo. Non posso neanche cambiare? Questa è una pessima cosa. Forse con Boato potevo. Forse con Boato posso cacciarlo via. Oppure non... In realtà non serve. In realtà non serve. Non serve, posso farlo da solo. Appunto. Ma è fortico d'acciaio, è sgravato, ragazzi. Ma scusa, ma guarda, bestia. Neanche super efficace. Non c'era niente, ovviamente. E se vuoi ti mando man mano il studiasi video di Pokémon di Sai, dove spiega i riferimenti dietro le Pokémon. Eh sì, sarebbe molto interessante. E qua non posso fare niente. Ma ghiaccio, il buon Pippo ci salverà. Come Spalmen, però. Non mi shottare, Pippo. Lo so, protezione, ma... Ah, non è super efficace? Vabbè, pensavo di sì. Che cos'era allora? Ah, no, acqua, non ghiaccio, giusto, perché acciaio era acqua, non ghiaccio. Vabbè, poco male. Poco male. Qua non saprei come farlo. Vediamo quanto male ti faccio con quello d'acciaio. Non bene. Dai. Vada. Ma allora. Che fatica questo dungeon. Oh, no, ok, basta con d'acciaio, perfetto. Buongiorno Francesca Fantallen. Sandlash, che bello Sandlash. Lui però è terra, quindi quindi no. Pippo sia. Potevo usare crocchetta anche in realtà per cambiare un po', Potevo usare crocchetta. Vabbè, questo non doveva succedere. Ho una mossa forte contro erba. Nel dubbio Lucky Lester che usa codacciaio. Appunto. Oppure no. Oppure no. E boh, Ibarella. Psico contro... Oddio. No, è spettro, non buio. E lo chiedo, buio contro erba è super efficace?
tipo che togli la luce e quindi non fa la clorofilla. È una minchiata mia. Ninetales, che bello anche lui, veramente figo. Potevo cambiare Pokémon qua. Avrei dovuto, non serve ma avrei dovuto. Lui è di fuoco lei, se non sbaglio, e infatti. Credo che di prima gen, in realtà più Vulpix si chiama, sì. Vulpix è il mio preferito. A livello di design, eh. Usiamo Crocchetta. Comete, sì, campo a cavallo. Ah, ma ero Sandrace di prima, tra l'altro, è già così morto, potevo farlo con chiunque, vabbè. Non serviva, ma va bene. Non serviva. Vulpix ha detto anche Chess, come? Perché? L'ho preso qua, Chess? Non mi ricordo chi avevo preso con Chess. So che l'ho presa, ma non mi ricordo più chi fosse. Revitalizzante, ma sì, tanto se poi posso comprare le cose, perché no? Ah, ok. Non mi ricordavo. Qua si usa Surf. Adesso ancora non mi sono perso. Vediamo se questa cosa rimane sempre così. No? O psichico? Ah, beh, abbiamo trovato psichico. Abbiamo trovato psichico. Ora siamo contenti. Alla faccia della cesta. Ah, no, ma infatti. Allora, ora che mi hai detto, ho dei ricordi, però purtroppo sono. Quanti Pokémon abbiamo preso? Poi controllo a che punto sono del. Del Pokédex. Un centinaio forse ne ho presi. Ottantina, novantina. Ah sì, prendiamo tutto. È super efficace. Ah, perché? Non lo so. È il dubbio. Level up anche. Scendiamo giù di nuovo. Ora devo usare Surf nel buchino. Ok. Il riduttore faceva danno. Non abbastanza. Però va bene, non uso codacciaio almeno. No, tu sei nuovo? Tu sei nuovo? Ragazzi, mi sono un po' perso. Qua c'è il mio compare. Però non è il momento. Non si scappa, ho detto di sì. Qua c'è la doppia lotta che abbiamo come secondo. Crocchetta. Beh, sì, dai. Fa un po' di livelli almeno, anche se magari non la teniamo in squadra. Allora, lei è psico. Lei è terra psico? Cleidol? Mi ricordo. Sai che non mi ricordo? Primo surf? O è la roccia psico? O psico e basta? È super efficace. Tanto basta. Era il 44. Che cosa? Non ha fatto molto male, fortunatamente. Io te ne faccio invece assai. Ma tanto. Vabbè, a sto punto direi su di lui. Surf a entrambi. Sei un po' stronzo, te lo posso dire. Ah, l'altro Achillester. Vabbè. Non mi sembra il caso di prenderlo. Ormai è il mio, mi sono affezionato. Anche perché teoricamente a livello di stat, se lo fai allenare tu dovrebbe essere meglio, no? Se sale con te teoricamente dovrebbe essere più forte alla fine, o sbaglio, o è una minchiata quella che dico. Mi ricordo questa cosa, poi magari è sbagliata, però.
Lantern, ok, ci sono sempre io, il vostro capo. Lei è caduta, perfetto. Non ho ancora dato surf, o sì? Non mi ricordo mica. Ho già fatto surf in questo... in questo turno. Non l'avevo fatto, perfetto. Allora, surf di nuovo. So che non è efficace contro Lantern, però... tanto funziona contro Clydol. L'hai preso al 40, quindi non cambia nulla praticamente. Sì, sì. È vero, ma... adesso cosa faccio? Prendo l'altro coso. L'altro Lucky Lester e vado... che dolore. Per tre livelli. Farmo screen piuttosto. Se serve davvero farmo. Chi avevo? Non so, devo usare i Barella per forza, ragazzi, mi sa. Non ho scelta. Devo usare Psyche contro lui. Ok, vabbè, qua c'era un po', non è così interessante. Ok, addio. Fatto? A posto, su Britta. Britta Edmondo, ah scusa. Un sacco di soldi, questi quanti ne ho? No, che fastidio! 1, 1, 1, 1, 4. No, run rovinata. Mentre il Pokédex ho preso 82 Pokémon, quindi meno male eravamo lì. Dovrei rivitalizzarmi coso, sì. Tanto più che poi alla fine compro le robe in fondo. Che musica super epica. Salve, sì, sì, buongiorno. Skarmory, ti faccio abbastanza male. No, è acciaio, ti faccio il cazzo, ti faccio. Vabbè. Addio. Perfetto. Sablai. Contro Sablai, io cosa devo usare? Cosa posso usare contro Sablai? Che è spettro buio. Non lo so. Non credo. Se uso spettro contro Sablai, mi sa che non faccio niente. Proviamo così. Però. Ah, ok, basta, basta e avanza. Curiamoci. Dai. Dai. Ah, non è effetto. Perché? Perché sono scemo. Perché ovviamente è spettro buio. C'ha la a zero perché sui tipi normali. Sono un deficiente, ragazzi. Col fast forward e con la stanchezza non sta aiutando. Vabbè, fatto. Scusate questo piccolo scivolone. Da principianti questo, me ne rendo conto. Però l'importante è sempre capire il perché si sbaglia e non sbagliare, lo dico sempre. Una volta che capisci perché... perché sbagli, il grande fatto. Che ore sono? 8:50. Quanto manca a questo inferno terribile? Per capire un po'. Faccio male? Abbastanza in realtà. Se non fallisse. Ok. Devo scendere di qua, siamo sicuri? So che devo andare. Golbat, non rompere le balle. Come non si scappa? È 10 per meno di me. Ok. Sì, 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 come no. Buongiorno anche a lei. Dai, questa è il finale. Mi sto avvicinando all'uscita. Devo usare il repellente.
A meno uno. Ok. Anche se la maggior parte dei nemici non li elimino così, ma... Ho fatto il giro di Peppe. No, ragazzi, non so se continuo adesso. Facciamo la prossima volta. Con la mappa, magari anche, visto che non ho voglia di farmi... i mega giri per sta roba. A meno che non debba usare cascata qua. No, di qua sono arrivato. Vabbè, facciamo questo e poi ci salutiamo. Dodrio, ok. Volante, possiamo usare ghiaccio. Fatto malissimo. Fatto male a tutto. Ok, baraonda va bene. Vabbè, l'ho shottato, perfetto. Electrode, mi sa che in questo caso dovrei usare crocchetta, ma devo curarla prima. Non shottarmi Pippo. Mi ha shottato Pippo, eh? Appunto, perfetto. Crocchetta scelgo te. Lei assorbe l'elettricità, tra l'altro mi dovrebbe pure curare. Oddio, Surf funziona. Facciamo finta di sì. Oppure non serve. Oppure non serve. Kadabra. Ibarella time. Con palla ombra. A posto, perfetto. Sì, sì, me ne rendo conto pure io. Mi rendo conto... Ah, lì c'è il coso mistico. Non mi ricordo che tipo fosse, ragazzi. Mi rendo conto... Era buio, a quanto pare, perfetto. Quando sbaglio è perché sbaglio. Poi il fatto che sbaglio lo stesso è da migliorare ancora. Però almeno rendersene conto è già un... lo dico, l'ho detto anche prima, è un enorme passo avanti. Ah, però su buio ovviamente non funziona perché spettro, certo. Appunto, stavo dicendo. Che cazzo uso? Che uso? Crocchetta curata. Se riesco a curarla, non me l'ha fatta prima. Ok, non me l'ha shottata. Usiamo scintilla. Piano piano. Lascia fare, con calma. Non è vero, non è giusto. Non è giusto. Non è vero. Non sono uno straccione. Che fatica. Lo so. Bravo, grazie. Level up di crocchetta, buono. Le condizioni del tuo party, immagina se avessi subito l'attacco sorpresa alla fine dungeon, se potessi curare perché senza aver sfatto, quello saresti stato felice. Tantissimo! Vabbè, perdi soldi, non perdi progresso almeno su Pokémon, non è così unforgiving. Però, sono messo malissimo, questo non ci piove, anzi, non... Salvo qua, lo facciamo al limite la prossima volta, se con la mappa vediamo che manca tanto... Usciamo con la fune di fuga e ci rifugiamo un attimo al centro Pokémon con un paio di oggetti magari anche. Altrimenti cerchiamo di arrivare fino in fondo con le nostre forze. Devo rifare tutto il dungeon? Vabbè, sì, con i repellenti non è un problema alla fine, eh. Il grande sono gli allenatori che rimangono... Se perdi nel dungeon gli allenatori rimangono affrontati, se non sbaglio, no? Non dovrebbero resettarsi. Comunque, ragazzi, io vi saluto qua. Noi ci vediamo domani sera con Horizon Zero Dawn. Vediamo che se c'è online. Disarma è già partita in realtà. Quindi se si può raidare. Credo sia appena partita nel momento. Ragazzi, io vi ricordo che ho un server Discord. Il link su YouTube è in descrizione. Qua su Twitch è punto esclamativo Discord. Appunto, ci vediamo domani sera con Horizon. Mercoledì con Grounded e giovedì di nuovo con Pokémon. Ho un canale YouTube sia per le live sia per i video
reali. Comunque trovate tutto nei link qui sotto. Da GBG è tutto, grazie per la compagnia, alla prossima live.